centro di New York, è 5.000 metri quadrati. Abbiamo trovato, penso, lo spazio più bello del mondo, all'incrocio tra le due vie più importanti del mondo, perché sono la Quinta Strada e la Broadway, che abbiamo entrate su tutti e due i lati. Abbiamo aperto questo Italy con, senza ombra di dubbio, la più grande azienda di ristorazione italiana a New York, che è la B&B, che sono Bastianich e Batali. Siamo già completamente fuori ogni numero che avevamo immaginato da tutti i punti di vista, come incassi, come percentuali, come numero di dipendenti, prodotti non 100% italiani, ma 100% o italiani o americani. Esempio, il pane è prodotto con 100% farina americana e macinata a prete biologiche. Pesce, carne sono tutti provenienti dal territorio, frutta e verdura provenienti dal territorio. Quello che importiamo noi è o il prodotto che pensiamo che soltanto gli italiani in questo momento, dal punto di vista di background e di terreno, possano fare, e poi conoscenza. A novembre apriamo il tetto, abbiamo una birreria, altro punto importante di produzione, faremo la nostra birra sopra in un micro birrificio artigianale al 15° piano all'aperto. Abbiamo creato un negozio fatto di tantissimi spazi diversi, abbiamo un corner dedicato alla stampa, abbiamo fatto anche un po' di cose per gli italiani all'estero, abbiamo un bancomat dell'Unicredit che funziona come un bancomat classico italiano. E quindi i punti fondamentali della ristorazione, alla fine, se vogliamo elencarli velocemente partendo dalla Quinta, sono Grand Bar, che abbiamo fatto insieme alla Vazza, che ha fatto formazione del personale sia sul prodotto che sul servizio. Poi abbiamo messo un piccolissimo bar dove facciamo degustazione e vendita di caffè sfuso con Verniano, la pasticceria di Luca Montersino, che è il nostro chef italiano, i panini per dare un pranzo veloce un pochino a tutti. Scendendo giù abbiamo la rosticceria dove facciamo i polli, i tacchini, naturalmente tutto americano, questa piazza con il banco di salumi e formaggi anche per la vendita, tutta la selezione dei prodotti freschi che ci viene fatta da un esterno che si chiama Baldor. Poi abbiamo tutta la selezione, appunto, dei casalinghi, tavole cucina con Bialetti, Alessi, Guzzini e tutti quanti. Abbiamo la birra, abbiamo un piccolissimo bookstore bellissimo fatto con Rizzoli, bilingue, inglese e italiano, produzione della pasta fresca, ristorante delle verdure, ristorante del pesce, ristorante Manzo, che è l'unico ristorante diverso, è un ristorante un pochino più formale, è l'unico ristorante che ha dall'antipasto al dolce, quindi full foundation. Poi abbiamo la produzione del pane, identica a quella di Torino, ma con farina del posto, ristorante pasta e pizza. La pizza all'estero per il momento la stiamo facendo sempre con rosso pomodoro. Macelleria, abbiamo trovato una cosa che ci fa molto piacere, la razza piemontese qua, allevata nel Montana, quindi facciamo un doppio lavoro con Angus e razza piemontese. Abbiamo un wine store che però è separato perché la legislazione newyorkese non ti permette di servire a mescita il vino e di venderlo allo stesso tempo, sono due licenze diverse, qui sono due negozi diversi. L'unico negozio di vino 100% italiano a New York.